stanno aspettando il via dalla regia. Abbiamo il video in diretta, quindi. E allora, buonasera a tutti, buonasera a questi eroici cittadini che con questo caldo anche questa volta sono venuti qui a trovarci. Questo è l'ultimo evento dell'Associazione Città Invisibili al Giardino Letterario per quest'estate, al Giardino Letterario di Villa Vaccarino. Riprenderemo i nostri incontri a settembre. E chiudiamo dopo aver fatto una serie, 5 incontri di presentazione di libri con tipologie di libri molto diverse fra loro, concludiamo con un libro che si può inserire nell'impegno civile, diciamo, ecco, nel settore dell'impegno civile. Il libro è il titolo del libro è 100 passi avanti e qualche passo indietro. È uscito qualche settimana fa e quindi abbiamo il privilegio di presentarlo in prima nazionale. È la prima presentazione in assoluto che si fa di questo libro. Mi auguro che ce ne saranno, domani sarà presentato a Lipari e poi spero che ce ne siano tante altre per tutto il resto d'Italia. L'autore di questo libro è qui alla mia destra ed è Salvo Vitale. Chi è Salvo Vitale? Leggo per comodità, anche se io ormai lo conosco da qualche decennio e quindi siamo amici, insomma. È nato a Cinisi, posso dire quando? Dipende. Parecchio tempo fa, prima di Peppino Impastato è nato. Nel 69 si è laureato in filosofia, già qualche conto potete farlo, in filosofia presso l'Università di Palermo ed ha insegnato nei licei fino al 2014. Ha condiviso le scelte di Peppino Impastato, organizzando iniziative, fra queste la rubrica Onda Pazza in Radio Out, e continuando nell'attività dopo la sua morte. Ha molteplici interessi, dalla storia alla sociologia, alla filosofia, alla psicologia, al giornalismo, alla poesia, alla musica. Tra le sue numerose pubblicazioni, Peppino Impastato, una vita contro la mafia, edito da Rubettino, da cui è stata tratta poi la sceneggiatura del film I 100 passi, di Marco Tullio Giordano. Attualmente si occupa di educazione alla legalità nelle scuole, collabora con il giornale online Antimafia 2000, con i siciliani giovani e con altri giornali e riviste e blog. Cura il sito internet www.ilcompagno.it ed è redattore dell'emittente televisiva Teleiato. Prima di presentare l'altro ospite, devo fare come sempre i ringraziamenti intanto al Comune, i ringraziamenti agli impiegati comunali che ci ospitano con la solita premura, il ringraziamento ai nostri sponsor, il ringraziamento al service di Salvo la Macchia e i soliti saluti a chi ci sta guardando adesso in diretta Facebook sulla pagina Associazione Città Invisibili. L'altro amico che è qui alla mia sinistra è un altro amico e compagno di Peppino Impastato e si chiama Faro Di Maggio. Si chiama Faro, non si chiama Saro come qualcuno ha scritto, si chiama Faro. Lui invece, mentre lui è più grande di Peppino, lui è 3 anni più piccolo di Peppino, anche lui ha condiviso le sue idee entrando a far parte giovanissimo del gruppo degli amici di Peppino, ed è stato un dipendente della SIP. Ve lo ricordate la SIP, l'agenzia di telefoni, una volta si chiamava SIP. Voi dite, ma perché ci dice che è un dipendente della SIP? Ci sono due motivi. Uno ve lo svelo ora, l'altro ve lo dirò dopo, e l'altro è molto più importante. Quello che vi svelo ora è questo. E siccome si chiama Faro, perché? Perché a Cinisi la santa patrona è Santa Fara. Io, conoscendo loro, ho scoperto che esisteva anche questa santa, e quindi è normale che in tutti i paesi si dà il nome del santo patrono, quindi sono pieni di Faro e Fara. Quindi quando erano nel gruppo, per distinguerli bisognava dare una caratteristica con qualcosa, se no diceva me l'ha detto Faro, e l'altro diceva Faro chi?
allora lui lavorava alla SIP e lui è diventato faro SIP. Ecco, quindi lui è il faro SIP. Grande camminatore, si è fatto tutti i cammini di questo mondo, da Santiago di Compostela a tutte le francigene possibili e immaginabili. Sono qui presenti alcuni esponenti della compagnia teatrale di Milazzo Tabula Rasa. Gaetano Andriolo e Cultrera, il nome non me lo ricordo, Giuseppe Cultrera. Sono qui perché loro hanno scritto una pista teatrale sulla storia di Peppino Impastato, originale e molto bella, non lo dico perché sono presenti, ma me lo possono confermare anche loro che l'hanno vista, che è stata presentata l'anno scorso al Teatro Trifiletti solo per le scuole. Sono venuti loro due pure, Salvo ha contribuito anche a dare suggerimenti sul copione, quindi questa è una garanzia che è proprio bella e ben recitata, e sarà offerta al pubblico di Milazzo il prossimo 25 agosto all'Atri del Carmine. Se qualcuno volesse oggi, già oggi, comprare in prevendita il biglietto, si può rivolgere a uno dei due, a Cultrera, che poi... Quindi mi raccomando, il 25 agosto tutti a vedere la pista teatrale che si chiama Ascutatemi, punto, la storia di Peppino Impastato. E allora, entriamo nel libro. Questo è un libro particolare. Non è l'ennesima storia su Peppino Impastato che già conosciamo in parte, insomma, sappiamo quasi tutto, no? dal film I Cento Passi in poi. È un libro che, diciamo, Salvo ha ritenuto quasi necessario fare, e lo scrive nella copertina. Nella seconda di copertina, mi pare, no, nella quarta di copertina lo scrive e dice: la tentazione di accodarmi, di tacere, di defilarmi è sempre più forte, e tuttavia se non parlo, se non sputo all'assuefazione, se non respingo la menzogna, sono già morto. E il libro è un libro che si divide in due parti. Io l'ho individuata così: la prima parte è il come eravamo e la seconda parte è il come siamo diventati. E quindi cominceremo con delle domande sulla prima parte, per ora, sul come eravamo. È una serie di, diciamo, una serie di personaggi che hanno ruotato intorno alla vita e alla storia di Peppino. E cominceremo a parlare di alcuni di questi personaggi. E allora la prima domanda che ti faccio è, ti faccio una serie di, ti nomino una serie di magistrati dell'epoca che hanno avuto a che fare tutti, chi in un modo, chi in un altro, con la vicenda di Peppino. E questi magistrati sono Domenico Signorino, Rocco Chinnici, Gaetano Costa, Antonino Caponnetto e Franca in Bergamo. Di questi cinque magistrati, una sola è in vita, è Franca in Bergamo, che attualmente lavora alla Direzione Nazionale Antimafia a Roma. Gli altri, Antonino Caponnetto è morto nel suo letto, Rocco Chinnici e Gaetano Costa sono stati uccisi dalla mafia, Domenico Signorino ufficialmente si è suicidato. E allora, che magistrati erano in quel tempo questi magistrati? Che tipo di magistratura c'era in quel tempo? I magistrati, così come in qualsiasi categoria, scuola, caserme, eccetera, si dividono in magistrati che hanno intenzione di lavorare, i magistrati impegnati che sentono come una missione il proprio lavoro, i magistrati che si guadagnano onestamente il pane passando carte o dando sentenze in maniera distratta, e i magistrati, diciamo, collusi. Si è verificato nella storia della magistratura italiana molte volte anche questo.
Potrei dire che esiste anche una categoria di magistrati che pensa a se stesso e ad arricchirsi con la propria carica, usando la propria carica. Ma comunque, in linea di massima, volevo dire che quindi chiamiamolo così, l'insieme della magistratura è complesso e per cui una risposta tanto la posso dare. Però se partiamo dal primo di cui tu hai parlato, Domenico Signorino, che è stato, badate bene, è stato anche PM al maxi processo, quindi ha avuto un ruolo importantissimo. E Domenico Signorino nel 78 fu quello che venne a Cinisi subito dopo la morte di Peppino Impastato e cominciò a interrogarci. Nel libro sui metodi di interrogazione di questa persona scrivo abbastanza metodi assolutamente terroristici, nel senso che siccome Peppino Impastato era andato a mettere una bomba sui binari per fare saltare un treno, che dovevano esserci necessariamente dei suoi complici o alleati. E quindi le indagini ruotavano nel cercare i complici di Peppino Impastato. Per cui si cominciarono a fare, su ordine di Signorino, delle perquisizioni nelle case di alcuni compagni. Nel libro racconto che a Vitolo Duca sequestrarono un coltello di cucina. Il magistrato ci fa: che cosa ci faceva questo coltello a casa sua? E che lui dice: che cosa ci può fare un coltello? Fa il coltello. E comunque era un'arma impropria. A Giampiero La Fata sequestrarono un panorama con, c'era la stella delle Brigate Rosse in copertina, ed era il panorama che era uscito quella settimana in occasione o in previsione che Moro avesse potuto essere ucciso, e tutta una serie di altre perquisizioni. A casa di Peppino sequestrarono un libro di Erich Fromm che era Anatomia della distruttività umana. Se la distruttività umana, qualche carabiniere sarà rimasto assolutamente colpito da questa definizione, per cui il libro venne sequestrato. Da questo complesso di cose vi rendete conto, dice: ma che giudice è questo? E nel momento in cui qualcuno di noi cominciò a dirgli: ma voi state facendo le perquisizioni a casa nostra, a casa dei mafiosi dovete andarla a fare, a casa dei proprietari di cave dalla cui cave si è uscito l'esplosivo dovete andare a fare le indagini, non a casa di Gaetano Badalamenti. Gaetano Badalamenti, non ricordo così la signorina. Cosa avete da dire su questa persona? Naturalmente non si poteva altro che rispondergli: cosa abbiamo da dire? Lei cosa dovrebbe aver da dire? E comunque, Domenico Signorino, per chi non lo sapesse, morì suicida. Non ricordo l'anno preciso, ma credo che sia il 96. Si buttò dalla finestra della sua casa, se ne sono dette tante, qualcuno dice per debiti di gioco. Il pentito muto, di cui tutti voi avrete sentito parlare, ha descritto minuziosamente il suo appartamento in tutte le sue stanze e in tutto il suo arredamento, perché si vede che era di casa là. E muto è uno dei più emeriti mascalzoni della storia della mafia. Basta, così vi ho detto chi era Domenico Signorino, non voglio fare altre illazioni. C'è il pentito e lui che si è suicidato, basta, fermiamoci. E se andiamo a Rocco Chinnici il discorso è un po' diverso. Ve lo vuol raccontare questa cosa? Io glielo faccio raccontare direttamente a lui, perché con Rocco Chinnici per noi è cambiato tutto. Noi, diciamo, fino a quel momento avevamo paura addirittura delle istituzioni, a maggior ragione in particolare dei carabinieri, perché li vedevamo collusi nei nostri, diciamo, nei loro incontri, nei loro, per cui avevamo nell'istituzione questo senso di sfiducia, questa,
Signorino, a me mi ha interrogato sia su Branne, sul momento quando Peppino è saltato in aria. Su Branne era il maggiore su Branne, che diciamo per noi era il depistatore da parte dei carabinieri, che aveva questa funzione, per cui tutto andava in una direzione: depistaggio, nel senso terrorismo al nord. In quel momento c'era Moro già sequestrato. E lo stesso giorno che Moro viene liberato, viene ucciso Peppino. Terrorismo, muore Peppino nel fare un attentato. Così era la prima fase del corso. Per cui noi con l'istituzione avevamo questa diffida, ed eravamo difatti, da noi è partita un'indagine parallela ai carabinieri, perché siamo stati noi ad andare a cercare le tracce del sangue, ad investigare dopo, perché non avevamo fiducia nelle istituzioni. Perché dico questo? Questa è la premessa. Noi che facciamo la lotta alla mafia, poi fanno le perquisizioni a casa dei compagni, e non di quelli che noi accusavamo che erano delinquenti, i mafiosi, i vari, banalmente, fanno le perquisizioni a noi perché c'era la presunzione di un attentato o di un incidente mentre stava, chissà cosa stava facendo. E per cui una morte sul lavoro verrebbe chiamato oggi, un incidente sul lavoro. Andiamo a Chinnici. Appena arriviamo da Chinnici, noi abbiamo visto un papà, noi ragazzine, io e i miei, ognuno qua aveva chi 25, chi 23, chi 18, ragazzine, finalmente abbiamo visto un ospedaio. E sapete quelle cose, con empatia ti accorgi subito l'interlocutore chi è e come si pone con le domande e come ti fa. E non era il signorino che mi ha fatto la battuta molto pesante, che poi la posso collegare, non so, molto pesante, che siccome quando hanno il depistaggio era seguito da uno diciamo del cavetto telefonico che hanno trovato nella macchina di Peppino. Scusa, che penzolava dalla batteria. Scusa un attimo, questo che stavo a raccontare è il secondo motivo che vi dicevo prima del fatto che lui lavorava alla SIP. C'è un motivo. Allora, quando vado dal signorino, che poi si è suicidato, dicono così, si è suicidato, il signorino, siccome io affermavo, è seduto a stanti il 10 maggio, lo stesso giorno, il 9 maggio, quando ci hanno interrogato, ho detto che quel cavetto l'avevo messo io e non andava questa che Peppino aveva messo il filo telefonico, il filo elettrico, loro non sapevano che era un filo telefonico, dalla batteria è andato sui binari e stavo facendo saltare, ed ha avuto un incidente ed è saltato in aria. Siccome c'era questo pezzetto di filo che penzolava, e alla radio all'indomani hanno trovato uno spezzone di filo ugualmente, facile facile, no, chi poteva smentire questa se non l'autore? L'autore ero stato io, che avevo usato quel cavetto, perché Faro Sippi aveva utilizzato quel cavetto il giorno prima, stiamo parlando del giorno prima, l'ultimo comizio di Peppino, per attaccare l'amplificatore dei microfoni e la macchina attaccata al palchetto, un palchetto molto precario di 1,20 m x 1,20 m, che lo portavamo in due sulle spalle e lo spostavamo così. Ero stato io ad alimentare l'amplificatore con questo filo cavetto telefonico, che io ho descritto benissimo. Quando loro mi hanno chiesto di questo cavetto, gli ho detto che era doppia guaina, dentro c'era bianco e rosso, poi la guaina grigia, tutte queste storie, e che poi me l'hanno fatto vedere, e questo è il pezzo, certo, questo l'ho messo io, era con le spirali larghe da un lato, perché nei morsetti si spelava e si girava a lungo e veniva tipo una molla. Avete presente quando si sfila un filo, chi è un po' tecnico? Mentre dall'altro lato i micro squiccide per attaccare l'amplificatore, pigiavi, dovevi solo spellarlo e infilarlo. Per cui da un lato era spellato in questo momento, e questo lo descrisse prima che il maggiore Subranne me lo facesse vedere. Infatti poi è andato là dentro, gli ha detto al subalterno, dice: vuoi prendere il cavetto? Dice: questo è il cavetto? Certo, è questo.
mentre loro con questo cavetto e il filo trovato in radio hanno avuto proprio mano libera ad alimentare il depistaggio, che era nell'interesse del maggiore Subranni, quello famoso, ora è morto da qualche... volevo concludere, perché io ho detto per incontrare a Chinnici, ma lui quando gli affermavo questo, un po' lunga è stata la storia, voleva associare Chinnici al signorino prima, il signorino mi dice, ah sì, il direttore di SIP è un mio amico, se sapesse che lei porta chissà cosa, io picciottetto, immaginate un po', ma a mio perché era un cavallo pazzo allora, come Peppino e come tanti altri, non mi però l'ho presa sta cosa, ho detto, sono uscito, c'era un compagno Andrea fuori, ho detto Andrea, ma quello mi ha detto, inizia, ci vuole intimorire, dice se è il mio direttore, non si può, io subito gli risposi, guardi, quel cavetto erano dei cavetti che i ragazzi hanno trovato sulla strada, sul corso, perché la Sippi allora faceva la manutenzione, quando a loro si faceva la manutenzione, rifaceva ogni 10 anni tutti i raccordi d'abbonato, significa dalla prima presa alla cassetta. Le imprese che hanno lavorato hanno lasciato tutto a terra, siccome noi molto precari, i ragazzi raccogliano queste file. Io gliel'ho uscita così, fino ai fili. Mentre quello mi ha fatto questa, il dottor Chinnici invece mi ha lasciato parlare, intanto mi ha detto, lei faccia finta, sta parlando con suo padre. No, lasci stare quelle, i suoi pregiudizi, i carabinieri, lei mi racconta. E gli ho riconfermato tutto che avevo già detto prima, a caldo, senza raccogliermi, senza prepararmi, senza studiare la cosa, a caldo quello che era successo. Per cui con Chinnici c'è stato questo impatto bellissimo che ci siamo detti tra di noi, allora le istituzioni buone ci sono, c'è da togliere quel marcio. E noi eravamo contro quel marcio, nelle istituzioni o fuori le istituzioni, così la mafia ed altro. Io posso aggiungere una cosa? Sì, certo. Per concludere il discorso su Chinnici, noi nel momento in cui ha cominciato a interrogarci, preparai un memoriale di 18 punti su cui avrebbero dovuto essere fatte le indagini e non erano fatte. Tipo, quella sera era venuto Giovanni Riccobono da Palermo, Giovanni Riccobono era uno del nostro gruppo che lavorava con i fratelli Amenta, una fabbrichetta, suoi cugini, e uno dei suoi cugini gli aveva detto non andare a Cinese questa sera, questo nel film di Cantopassi avete visto, perché succederà qualche cosa di grosso. Giovanni era venuto per avvisare Peppino, io e Peppino eravamo scesi con l'invito a rivederci alle 9:30, credo di essere stato l'ultima persona ad averlo visto, e Giovanni non fece a tempo a dirgli questo avvertimento, però questo particolare non ne aveva preso conto nessuno. La prima cosa che Nici fece fu quella di interrogare i fratelli Amenta e di spedirli in prigione. E come mai non era stato fatto nessun accertamento presso l'ufficio tecnico comunale di Cinisi, dove c'erano dei progetti di cui noi parlavamo, molto sospetti e fatti da amici di Badalamenti. La prima cosa che Chinnici fece fu di spedire in galera il tecnico comunale, che fra l'altro era mio primo cugino, e dove ci rimase 1 anno e mezzo. Altra cosa che gli chiedevano di fare era come mai non sono stati ispezionati le macchie di sangue che c'erano dentro il casolare, come mai non è stata sentita la custode del passaggio a livello che stava a 500 metri da dove è scoppiata la bomba, come mai non è stato visto dalla torre di controllo dell'aeroporto la fiammata dell'esplosione, eccetera. Insomma, una serie di cose. Questo documento non è stato trovato né nella borsa di Chinnici né tra i suoi appunti. Dico nella borsa di Chinnici no, perché è saltata con lui, e probabilmente lui se l'era conservato molto attentamente e non ne aveva dato notizia a nessuno. Poi per quanto riguarda gli altri che mi ha detto, Gaetano Costa era quello che telefonò al signorino di cui parlo nel libro per dirgli ma a che punto sono le indagini. Ah, ma sa, qua stiamo attenti perché
il caso è delicato, né si tratta, no, non vorremmo pigliare degli abbagli. E in quel momento, signorino, si decise a codificare questo caso come omicidio ad opera di ignoti. E dell'altro giudice Caponnetto me lo ricordo come una persona dolcissima. Siamo andati a trovarlo io e Felice, la mamma di Peppino, e io avevo fatto un dossier che si chiamava Notissimi Ignoti, in cui scrivevo i nomi e cognomi di coloro che erano stati bersagli delle nostre trasmissioni. E il Felicetta e Felicia avevano scritto invece un libro che si chiamava La mafia in casa mia, in cui Felice raccontava tutte le sue vicende da quando era giovane sposa a quello che aveva dovuto subire all'interno e con un compagno come Luigi Impastato. E quindi in questo contesto Felice si ricordò di un particolare, ovvero che suo marito era venuto, come avete visto nel film, un giorno a dire parto, si era fatta la valigia e era partito per l'America senza dire niente a nessuno. E era tornato un mese dopo, i parenti americani interrogati ebbero a testimoniare proprio al processo che Luigi aveva detto ai suoi parenti americani: prima che ammazzano lui devono ammazzare me. Quindi è chiaro che era andato a cercare protezione e aiuto per il figlio minacciato da badalamenti. Felice ricordava che proprio Barbazzetta, il vice dei badalamenti, era venuto a chiamare Luigi e digli: badalamenti ti vuole parlare. Luigi era andato e dopo questa visita era andato in America. Quindi non ci voleva molto a capire che Luigi Impastato era stato seriamente minacciato da Tano Badalamenti per quello che faceva suo figlio. Anche di questo particolare non si era tenuto nessun conto. Caponnetto lo prese e ne fece il centro della sua indagine. Mandò addirittura Falcone a interrogare i parenti americani. Ma anche questa pista alla fine si rivelò poco produttiva, nel senso che l'indagine venne chiusa dal procuratore De Francisci come l'ennesimo omicidio ad opera di ignoti. E Caponnetto nella sua sentenza scriveva: sappiamo che gli ignoti appartengono alla mafia di Cinisi, ma non abbiamo prove concrete per poter accusare qualcuno di essi. Cioè cercava una fotografia. Caponnetto era una bravissima persona, ma non ebbe il coraggio di lanciarsi in quello che poi fece Franca in Bergamo. Ma Franca in Bergamo fu fortunata, perché nel frattempo era spuntato, non ce n'erano mai stati, ma finalmente ne spuntò uno, un pentito della cosca di Cinisi e di Badalamenti, che disse di avere delle notizie che alla fine rivelò che era stato Tano Badalamenti a commissionare l'omicidio. Ma non perché l'aveva visto o sentito lui, perché l'aveva sentito da altre voci. Quindi, in ogni caso, questa cosa venne confermata da altri 8 pentiti, per cui si poté andare a processo. Processo che durò 4 anni e che alla fine, nel 2000, si concluse nel 2002 con l'omicidio, con la condanna all'ergastolo di Badalamenti e di Vito Palazzolo, che era il suo vice. Quindi, Franca in Bergamo è stata quella che è riuscita a cucire tutte queste deposizioni dei pentiti. Quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale, che deve essere una risposta corta, invece è stata lunga, ma perché i fatti sono lunghi, ci sono magistrati buoni e magistrati che stronzi. Ok, e allora hai citato... Hai citato... Sempre nel come eravamo, perché appartiene a quel periodo purtroppo, perché poi è deceduta, hai citato Felicia Bartolotta. Beh, vedete, Felicia Bartolotta, la mamma di Peppino, io non vorrei sembrare eccessivo, però la potremmo definire una sorta di femminista ante litteram.
Cioè, la Felicia Bartolotta è quella che negli anni 40, quindi prima di conoscere quello che poi fu il papà di Peppino, rifiutò il matrimonio imposto dal padre con un'altra persona. E vabbè, oggi è una cosa normale, insomma, anzi nessun padre forse imporrebbe oggi, ma all'epoca non era così, il cosiddetto patriarcato di cui si parla tanto oggi. E lei doveva, le altre ragazze subivano questa cosa. E siamo negli anni 40. E siamo negli anni 40, quindi dove? A Cinisi, non siamo a Milano, a Bologna, a Londra, siamo a Cinisi, quindi lei si rifiutò. E lei ha avuto sempre un carattere fortissimo. Io voglio soltanto leggervi un passo del libro di Salvo, quando subito dopo la morte di Peppino va a trovarla un parente, insomma, arriva a casa, me lo leggo, a casa di Peppino si susseguono le visite. Il cognato. A casa di Peppino si susseguono le visite, qualcuna delle quali particolarmente significativa. Arriva Peppino Impastato, cognato di Felicia, detto Don Peppino Sputafuoco, componente organico della cosca Badalamenti. Mi dispiace, Felicia, comunque cerca di stare tranquilla, pensa a Giovanni, altro fratello, digli di starsene buono che ci penso io ad aggiustare tutto. E non pensare, come ti vogliono far credere questi quattro piccittazzi, che sia stato Tano Badalamenti. Tano aveva troppo rispetto per Luigi, il padre di Peppino, non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Felicia tira fuori tutta la sua rabbia e gli dice: fuori di qui, tu e gli altri tuoi belli amici siete stati tutti d'accordo, avete accettato senza dire mezza parola la condanna a morte di mio figlio, fuori, e non mettete più piede in questa casa. Arriva pure un inviato di Procopio D.M., il boss nemico da sempre di Badalamenti, e fa sapere a Felicia che se e quando lei vuole, giustizia sarà fatta e Peppino sarà vendicato. Anche con lui Felicia non è tenera. Con la vostra giustizia pulitevi il culo. Non so che farmene. Nessuno mi riderà Peppino vivo. Spero solo nella giustizia di Dio. Chi era Felicia? Una donna forte. Parliamo di chi era, poi dopo parleremo della sua eredità. Tu hai citato questo episodio, ma nel libro ne riporto tanti. Io preferisco ricordarne due in particolare. Cinque giorni dopo la morte di Peppino a Cinisi c'erano le elezioni, che erano quelle in cui Peppino si era candidato. E a Cinisi, come credo in molti paesi della Sicilia, c'è l'abitudine che se muore un parente per un mese le donne se ne stanno chiuse a casa, vestite a nero e non escono di casa. Felicia invece si veste a nero e dice a sua nuora: accompagnami a votare. Va a votare per suo figlio, che venne eletto consigliere comunale. La lista allora prese circa 170 voti, ma per noi quel voto dato a Peppino morto fu importantissimo, perché significa che non tutto il paese si era bevuta la storiella che Peppino era un terrorista, che c'era gente che sapeva e che c'era gente che in ogni caso ci apprezzava o ci voleva bene. Non molti, bisogna dire la verità, però c'erano. E questo è un primo momento in cui Felice rompe un tabù. E un altro tabù. No, volevo che poi, quando finisci, che raccontassi quel tuo rapporto a tre, fra te, Felicia e la bottiglia di amaretto di Saronno. Intanto mi stavo dicendo una cosa e mi facciste scuotere. Vabbè, punta chiste e poi. L'altro motivo per cui, insomma, Felicia va ricordata è che 15 giorni dopo la morte di Peppino, accompagnata dagli avvocati Nuccio di Napoli e Turi Lombardo, va
direttamente al Palazzo di Giustizia e si costituisce parte civile. La costituzione di parte civile è un atto con cui la parte lesa dice al giudice: devi occuparti di darmi giustizia anche sulle mie ipotesi. È un atto a cui nessuna donna in Sicilia era mai ricorso, anzi, per essere precisi, una l'aveva fatto e si chiamava Francesca Serio ed era la madre di Turiddu Carnevale, ucciso nel 1956. Però Francesca Serio aveva un avvocato che si chiamava Sandro Pertini quando fece questa scelta. Oddio, gli assassini di Turiddu Carnevale avevano pure un avvocato che si chiamava Leone. Giovanni Leone. Giovanni Leone. Alla fine vinsero loro. Vabbè, ma indipendentemente da tutto questo, andiamo alla vicenda. La vicenda, così, io la racconto per babbiare, ma c'è della gente, parenti di Peppino, che addirittura mi hanno rimproverato perché non avrei mai dovuto dire una cosa del genere, perché altrimenti faccio passare Felice per ubriacona. E vi spiego in che cosa consiste l'ubriacatura. Che nel momento in cui venne ucciso Don Peppino Percialino, uno dei mandanti dell'omicidio di Peppino, io vado a trovarla, vedo che nella vetrina in fondo c'era una bottiglia di amaretto con due dita, proprio amaretto di Sanonna impolverata, non so di quale secolo. Ci dico: Felice, è uno degli assassini di tuo figlio, prendiamo. Felice era una di quelli che a certe volte faceva la cattolica o la cristiana, altre volte la sentivi che era completamente fuori dalle logiche cristiane. E nel filmato che vedremo dopo, vedete come qualcuno gli chiede: ma lo perdoni? No, cioè, e il perdono, come sapete, è una delle caratteristiche che spesso i cristiani tirano fuori anche per gli assassini più efferati. Vabbè, quindi un innocente brindisi, stop, non era rimasto quasi più niente. Poi alla fine credo che l'abbiamo fatto un'altra volta, ma quando hanno condannato all'ergastolo abbattamenti, io ci passai, ci passo Felice, tira fuori la bottiglia era sul tavolo e mi fa, proprio ne era rimasta una goccia, e mi fa: figlio mio, quando non ti sa notizia l'ho bevuto tutta. E quindi questo episodio, come vi dicevo, mi è stato pure contestato. Vabbè. Vabbè. E ora, altri personaggi. Allora, come si è visto anche nel film, ma lasciamo perdere il film, insomma, lo sappiamo già, tu hai scritto parecchi libri sulla vicenda, ma c'era un gruppo che camminava insieme a Peppino. È lo stesso gruppo di cui poco fa ha parlato lui, quel gruppo che tu hai definito una poderosa macchina da guerra, perché hanno da solo, loro dei ragazzi, hanno iniziato un'indagine parallela che poi si è rivelata vera, no? Ma anche prima che morisse Peppino, c'era un gruppo, il gruppo Musica e Cultura, il gruppo delle femministe, c'era un gruppo che comunque aveva in Peppino l'accentratore, insomma, la guida, non lo so, insomma, dici tu. Allora, io, la domanda può sembrare banale, ma quel gruppo di quel periodo, poi parleremo nella seconda parte, quel gruppo, che gruppo era? Come si è formato? Come veramente pensavate di cambiare il mondo? Dunque, innanzitutto era un gruppo molto eterogeneo, poi Faro penso che potrà anche parlarvi della composizione di questo gruppo, che fu una sorta di fusione tra un gruppo che c'era a Cinisi, che era il gruppo Musica e Cultura, e un altro gruppo meno politicizzato che c'era a Terrasini, che era il Circolo Om. Ma comunque c'erano molti altri. Peppino fa un'analisi di questo gruppo, allora, che parla del Circolo Musica e Cultura,
dalla sua analisi emerge costantemente che non era un gruppo per niente politicizzato, che c'erano parecchie persone che vivevano solo una sua vita personale, cioè andavano al circolo per andare a trovare la ragazza, per poter parlare, per uscire dalla propria solitudine, le ragazze per uscire di casa, visto che avevano questa sorta di prigionia politica in cui i genitori li costringevano, e quindi il gruppo nasce come aggregazione prepolitica, dice Peppino. All'interno di questo gruppo poi c'era un residuo di compagni che in un certo momento avverte la distanza tra la propria formazione, che era un po' più avanti, e tra queste persone che andavano a vedersi il film o discutevano perché avevano voglia di parlare. Quando Peppino si accorge di tutto questo, è il momento in cui in tutta Italia nascono le radio libere, e per fortuna un compagno ebbe voce che a Palermo c'era un trasmettitore disponibile, che venne acquistato proprio per due soldi, costò molto di più l'antenna, e con cui si poteva fare una radio libera. Per cui abbiamo che buona parte, no, una minima parte di quel gruppo che era musica e cultura se ne va per Rasini a creare Radio Out, che è una nuova tappa nel processo di formazione politica di Peppino. È una tappa più intensa, è una tappa di comunicazione non più all'interno del circolo o con il comizio o con Etta Zebaon, ma direttamente all'interno delle case. È una tappa con cui Peppino non vuol far sentire solo la sua voce, ma quella di tutti i pescatori, i contadini di Punta Raisi, di tutte le persone che con il potere avevano avuto sempre un rapporto conflittuale e da cui erano state offese. Quindi la radio diventa uno strumento di formazione politica, ma anche di informazione, e diventa uno strumento che sperava di coagulare tutte le voci del dissenso presente sul territorio. Ti sto citando direttamente quello che scrive Peppino Impastato. E questo coagulo stava cominciando ad avvenire. Si era formata in quel periodo la FRED. FRED era Federazione Regionale Emittente Democratiche. Ce n'erano 36, io avevo tutte le dichiarazioni. E l'emittente, diciamo, il responsabile di questa federazione era il segretario e il responsabile di Radio Auto. Quindi diciamo così che si stava cominciando a coagulare queste macchie diffuse di consenso. L'omicidio di Peppino invece mandò in aria tutto, perché da quel momento non si sentì più nessuno, e quel processo che stavamo costruendo è andato a farsi benedire. Vabbè, mi avevi chiesto una cosa, ma me la sono scordata, ho risposto comunque, promosso. Però volevo dirti anche un'altra cosa. Voi amici di Peppino stesso lo sappiamo, ma in questo momento voglio focalizzare sugli amici di Peppino. Avete subito anche, cioè dico, per stare in quel gruppo, per frequentare quel gruppo, sia prima che subito dopo la morte di Peppino, avete pagato anche dei prezzi con le vostre famiglie, perché voi alla fine eravate tutti considerati dai cosiddetti ben pensanti una massa di drogati, andavano lì a fare. Quindi, tu racconti una cosa simpatica subito dopo la morte di Peppino che ti riguarda con tua madre, no? Il 28 maggio, Peppino morì il 9 maggio, e lui racconta: torno a casa dopo aver fatto una trasmissione su Salvo Lima, sulle sue collocazioni politiche passate e su quella attuale di Andreottiano, sulle sue collusioni e complicità con i mafiosi a partire dai fratelli Salvo, i grandi gabellieri, amici di Badalamenti, e sulle 1260 volte in cui il suo nome ricorre negli atti della Commissione Antimafia. Stiamo pensando con Umberto di preparare un dossier sul personaggio, che è diventato europarlamentare con oltre 350.000 voti, e di farlo presentare tramite Mario Capanna, anche lui europarlamentare, a Strasburgo.
Lo avremmo fatto qualche tempo dopo, quando il PC avrebbe votato contro la richiesta di dimissioni di Lima. Mia madre mi aspetta davanti alla porta, visibilmente alterata. Mi guarda, non so se con rabbia, con disprezzo, con compassione, con amore, e mi urla: quando t'ammazzo non mi vesti il russo. Ti ho fatto commuovere? Vabbè. E allora, andiamo avanti. Passiamo adesso al come siamo diventati. Abbiamo parlato prima di alcuni magistrati. Le cronache di oggi, poi c'è stato il periodo degli anni 90, Falcone, Borsellino, eccetera, e le cronache degli ultimi anni e di questi giorni ci parlano di magistrati notoriamente antimafia, che invece vengono condannati o indagati per favoreggiamento alla mafia. Una è Silvana Saguto, di cui tu ti sei occupato ampiamente, c'è scritto pure un libro, insomma, non su di lei, ma comunque su quella, su che era praticamente Silvana Saguto era la magistrata che era presidente della sezione misure di prevenzione a Palermo, e quindi si occupava anche della gestione dei beni confiscati alla mafia, ed è stata condannata ed espulsa dalla magistratura per favoreggiamento alla mafia. Ma negli ultimi giorni leggiamo per esempio di Gioacchino Natoli, che già membro del pool antimafia di Palermo insieme a Falcone e Paolo Borsellino, che è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura e adesso è indagato dalla procura di Caltanissetta per favoreggiamento aggravato alla mafia. È chiaro, è indagato, per carità, non vuol dire che è colpevole, però insomma fa un certo effetto sentire che un magistrato antimafia, adesso è in pensione, ma che è stato magistrato antimafia, viene condannato per favoreggiamento alla mafia. Ma c'è di più: Giuseppe Vignatone, che attualmente è procuratore della Repubblica, attualmente è procuratore nella città del Vaticano, insomma, che è stato procuratore della Repubblica di Roma, di Reggio Calabria, magistrato ex procuratore di Palermo, e ora deve rispondere di aver favorito la mafia. E allora, cosa è successo? Com'è possibile che possano, a distanza di tanti anni, possano crollare anche dei miti? Tutti si pensa il magistrato antimafia, e poi si scopre che il magistrato antimafia in effetti fa affari con la mafia. Nel caso della Saguto è ormai accertato da una sentenza, e quindi lo possiamo dire tranquillamente. Nel caso degli altri siamo all'indagine, vabbè, ma comunque fa un certo effetto. Che cosa è cambiato in questi anni? Tanto tu mi avevi detto di non fare nomi, evitiamo. No, i nomi, questi sono nomi sui giornali, questi. Comunque, io perdono. E indipendentemente da questo, io non sulle indagini che i magistrati fanno sui loro colleghi ho sempre avuto qualche perplessità. E qualche anno fa, ricordate, come uno di essi, che si chiamava Palamara, e in un suo libro ha scritto tutte le vergogne della magistratura romana, di come si diventa membri del CSM o di come si diventa capi della procura antimafia, un posto che senza dubbio spettava a Falcone, per dirne una, e di come in realtà si fa carriera in magistratura. Cioè, è impressionante. Dopodiché queste persone, come dicevo all'inizio, hanno fatto il loro ruolo. La Saguto, secondo Caselli, era la donna più importante di Palermo, era quella che, se vedeva un patrimonio di qualche persona benestante e decideva di metterlo sotto sequestro, gli mandava la guardia di finanza, lo sequestrava, e poi il titolare di quel patrimonio doveva dimostrare che tutti i beni di cui era in possesso se li era fatti onestamente.
per fare queste cose passavano 2-3 anni, lei rimandava tutto e nel frattempo faceva vivere una serie di amministratori giudiziari ai quali dava l'incarico di gestire ciò che sequestrava. Il tutto, il reato che gli si fa non è di collusione con la mafia, ma è quello di, come si dice, di truffa allo Stato e reati amministrativi di questo tipo. Quindi, però, era ritenuta, quando era uno dei personaggi più autorevoli, anche da Don Ciotti e da tanti altri, come espressione della cultura antimafia. E quindi, con il tempo, le cose possono cambiare, ma possono cambiare perché ci può essere qualche motivo che mi può dire che quel magistrato non ha fatto correttamente il suo dovere. Se lo cerchiamo, io sono convinto che qualche motivo in qualsiasi magistrato lo troviamo, forse tranne che in Livatino, che ancora non aveva cominciato a fare carriera. Però andiamo, tu mi citavi Pignatone. Pignatone era grande amico della Saguto. Pignatone era quello che gli disse: non ti preoccupare che adesso sto dando un incarico e a tuo marito lo nominerò amministratore giudiziario o qualcosa di simile a Roma. Cioè, quindi diciamo, non è che poi fosse una perla di Cristiano, cioè faceva parte uno dei suoi amministratori giudiziari. Adesso, secondo me, detto di non fare nome, non lo diciamo, ma comunque era uno che ne riceveva incarichi almeno 10 o 15. Comunque, il procuratore di Roma, di procuratori di questo tipo ce ne sono tanti. Noi, alla fine di questo tutto nostro discorso, ci dobbiamo chiedere: ma viviamo in uno stato di diritto e dobbiamo credere a tutto quello che viene portato avanti dalla magistratura? Per esempio, vediamo il caso di Totti. Totti è stato arrestato ai domiciliari, dice che a casa sua ci stava male, era a sua casa, eccetera. Lui ha gridato e tutti gli esponenti del centrodestra hanno gridato che era una decisione politica, cioè che ce l'avevano con lui perché non era diciamo di centrosinistra. Ora, se io qua fossi un forse italiano, potrei dire pure la stessa cosa, venirvi a dire Totti mischino è un perseguitato politico, eccetera. Difficilmente qualcuno mi potrebbe smentire, tranne qualche magistrato che non abbia la copia originale delle carognate e delle porcate fatte da Totti. Scusami se ho detto Totti, non avrei dovuto fare nomi, no, ma mi avevi proibito. Mi riferivo ad altri, tanto di chi dava i nomi. E quindi, alla fine, dicevo, la domanda è questa: viviamo in uno stato di diritto e ci dobbiamo accontentare di tutto quello che la magistratura decide, oppure viviamo in uno stato in cui non si può esistere una magistratura al di sopra di tutto e di tutti, nella previsione di una giustizia di tipo platonico che possa valere per tutti gli uomini? Come sapete, le sentenze vengono fatte da magistrati e vengono fatte dalla capacità, soprattutto, che hanno gli avvocati di fare valere una sentenza. Una delle cose che più mi ha scandalizzato in questi giorni è stato che uno, nome non ne faccio, è ritenuto capo mafia di Terrasini. Suo padre e suo zio erano capi mafia di Terrasini e parenti di Badalamenti. Lo sono stati dappertutto, li conoscevamo come tali, eccetera. Questo è stato arrestato, messo per 10 anni in prigione per concorso per associazione mafiosa, 8 anni, e attualmente è stato liberato, ritenuto innocente, e lo Stato gli deve dare 500.000 euro di indennizzo. Cioè, uno muore,
spieghiamone un'altra, visto che siamo nella nostra zona. Da voi come è combinata non lo so, ma da noi ce n'è. Per esempio, Badalamenti, come sapete, tutti i suoi beni sono stati sequestrati. E si è scoperto, uno dei figli ha scoperto che tra i beni di Badalamenti c'era un pontino in cui c'era una casetta, un rudere, che non era elencato tra i beni sequestrati. Fa ricorso, la magistratura accoglie questo ricorso. Alla fine, nel frattempo, che cos'era successo? Che ritenendo tutti che quel bene sequestrato era sequestrato, gli hanno fatto un restauro, il GAL, con 350.000 euro, hanno fatto diventare una casetta bella, il sindaco l'ha affidata a Casa Memoria Impastato e ora si chiama Casa Felicia. È in aperta campagna, ma comunque, ripeto, i 350.000 euro erano stati spesi. In conclusione, la magistratura ha deciso che Leonardo Badalamenti, figlio di Vito e suo erede, aveva ragione, che quella casa era sua, ma visto che gli erano stati spesi dei soldi, almeno la proprietà il comune lo doveva risarcire, e così gli sono state date 75.000 euro di risarcimento a un mafioso. Ma no, mafioso assolutamente. E quindi questo è quello che succede. Come si può rispondere se esiste una giustizia, una magistratura? Tu ce l'hai la risposta, visto no, che mi fai le provocazioni. Ma infatti noi dei nostri incontri, lo scopo dei nostri incontri è quello di suscitare riflessioni, di fare domande. Le risposte poi non sempre ci sono, insomma, per ognuno si dà la sua. Torniamo sempre ai giorni nostri. Abbiamo parlato di Felicia prima. Felicia muore nel 2004, no? Dicembre 2004 mi pare, morta Felicia, no? Ecco. Sì, è morta 7 mesi dopo Badalamenti. 7 mesi dopo Badalamenti, quindi... Tranquilla. Ecco, tranquilla. L'eredità invece di Felicia, di questa donna, l'eredità invece è una cosa positiva. La sua casa è diventata Casa Memoria Felice e Peppino Impastato, è il posto più visitato d'Italia, pare che sia così, ed è retto oggi, insomma, è diventata un'associazione la cui presidente è Luisa Impastato, la figlia di Giovanni, quindi la nipote di Peppino, che era già morto Peppino quando è nata Luisa, però è una donna giovane che si impegna, che per tutta gira l'Italia per diffondere, insomma, gli ideali di Peppino, insomma, gli ideali di legalità, eccetera. Quindi l'eredità di Felicia è positiva. No, credo che ho detto tutto io. Ho detto tutto, come dici. La stai dando da te. Casa Memoria è una struttura che funziona. Funziona anche perché ci sono dei ragazzi che fanno servizio civile e quindi la riescono a tenerla su. Questa cosa del servizio civile ho cominciato a promuoverla io quando ero presidente dell'associazione Impastato, e in quel momento ho dato come disposizione quella di censire tutti i libri di Peppino, un altro centinaio gli ho dati io per fare una buona biblioteca. Adesso poi devo riconoscere che Giovanni ha lavorato, ha ristrutturato tutto l'ambiente, l'ha reso potabile, c'è anche una libreria in cui si possono trovare le ultime pubblicazioni che si fanno in Sicilia, insomma è diventato un punto di attrazione in cui qualcuno che vuole sapere chi era Peppino troverà alcune risposte lì dentro. Se proprio devo essere malalingua come mia abitudine, devo dire che alcune cose sono state sistemate ad hoc, nel senso che il giornale di lotta continua ha messo sulla colonnetta di Peppino. Vabbè, grazioso. Stop. Oppure il disco di Luigi Tenco messo vicino al suo giradischi. Grazioso. E chi parla? Vabbè, però sono coreografie, ecco, questo intendevo dire. Vabbè, è un museo se vogliamo, quindi ecco. Adesso veniamo invece alla nota dolente, che praticamente
tiene banco in quasi tutta la seconda parte del tuo libro. Ecco, quella poderosa macchina da guerra che erano gli amici. E mi pare che si è rotta, insomma, non esiste più. Voglio dire, a parte te che scrivi libri e che porti avanti in tutta Italia la memoria di Peppino, a parte Casa Memoria, che è gestita praticamente da Luisa, dalle amiche, da Giovanni, e a parte un lavoro fatto almeno fino ad ora dal centro documentazione di Umberto Santino, insomma. Ma poi quella poderosa macchina da guerra, che fine ha fatto? E qui che ti chiedevo di non fare nomi perché addirittura fra gli amici di Peppino sono nate delle diatribe con te. Tu scrivi nel tuo libro che in un certo momento sei stato addirittura sottoposto a una sorta di processo, no? Ora, come mai queste cose? Forse perché i tempi che corrono sono tempi dell'io e non più del noi, come erano forse negli anni 60 e 70, perché non è solo un fatto vostro, insomma, c'è dappertutto, c'è questo modo a promuoversi come persona rispetto agli altri, insomma, senza contare più della comunità, senza tenere conto della comunità, del gruppo, insomma, ecco. Che cosa è successo in effetti? Ovviamente tutte le cause possono essere buone. Prima però di rispondermi, io vorrei dire una cosa, lo dico proprio diciamo ad uso di chi ci sta seguendo nella diretta. Devo dirti subito questo, che a me personalmente, ma credo a tutte le persone che sono qui, le vicende degli amici di Peppino, che adesso sono un pochettino uno contro l'altro armati, quasi tutti, insomma, a gruppi, non ci appassionano molto, nel senso che a noi ci interessa molto invece Peppino, ci interessa le idee di Peppino, ci interessa portare avanti quelle idee. È bene che ognuno le porti avanti come sa, come può, senza creare difficoltà, anche perché queste problematiche, le idee di Peppino erano idee di libertà, di uguaglianza, di contro la sopraffazione degli ultimi, dalla parte di queste erano le idee di Peppino, e quindi Dio solo sa quanto sono utili oggi quelle idee, dove alcuni diritti, alcuni che sono stati conquistati con delle lotte, sono stati aboliti, alcuni stanno per essere aboliti. Quindi fare la guerra intestina dà un assist a chi vuole distruggere questo patrimonio di diritti conquistato. Comunque, è una cosa che ci tenevo a dire io per me, però che è successo, insomma? Vabbè, cercherò di risponderti smussando le polemiche, almeno nelle parti più aspre, anche perché nel libro lo racconto, sono venuti anche da te dei compagni a dirti: ma sai, Salvo Vitale ha detto questo, Salvo Vitale ha fatto così, eccetera, e cioè che si partono da altrove per venire a dire a te, mi sembra assolutamente fuori posto. Va bene, invece, perché è successo questo? Intanto voi sapete meglio di me come all'interno della sinistra la capacità di dividersi in parti, particelle, eccetera, è una caratteristica, direi, endemica. Non sto a parlare dei tempi di Lenin, di Stalin, di Trotsky, eccetera, ma posso parlare anche dei tempi di Bertinotti, dei tempi della nostra sinistra extraparlamentare, lotta continua, potere operaio, eccetera, di quella divisione in una miriade di gruppi e gruppuscoli in cui ognuno pretendeva di essere nel giusto, ognuno pretendeva che il suo era Vangelo e tutti gli altri sbagliavano, ma non sbagliavano così, sbagliavano nella misura in cui nella Chiesa, per esempio, chi avesse dovuto dire che Cristo era un uomo, era eretico, ed eretico significa sei in peccato mortale, cioè tu ne vai a un fegno, sei peccatore assoluto,
possibilmente prima lo bruciavano vivo. Quindi questo non è un problema politico, è anche un problema religioso, nel senso che quando non si condividono in toto le idee di una persona o di un gruppo, si fa un altro gruppo. Io abitualmente una delle cose che dico spesso è che se si riuniscono quattro persone di sinistra e fanno un partito, dopo un anno ci sono quattro partiti. Questa di qua è la premessa per dirti che questo tipo di animosità c'era anche e è rimasta fra di noi. A parte questa premessa, intorno al 2002 noi abbiamo creato un forum sociale antimafia che è andato avanti con grande successo, che ha teorizzato l'esistenza dell'antimafia sociale. Insomma, per alcuni anni ce l'abbiamo fatta a produrre un modo di fare antimafia un po' diverso. In un certo momento questa cosa ha cominciato a perdere colpi dopo la morte di Felicia, perché avevamo perso il punto di aggregazione, ha cominciato a perdere qualche altro colpo allorché Giovanni ha abbandonato l'associazione culturale Peppino Impastato, da me creata e di cui ero presidente, e si è fatta casa memoria per i fatti suoi. E ha cominciato successivamente a perdere colpe quando io ho scritto un libro che si chiama 100 passi ancora. E infatti il titolo del libro è 100 passi avanti e qualche passo indietro. Allora, tu ritieni poco interessanti i passi indietro di cui io parlo, o ritieni che sarebbe meglio non parlarne per non buttare troppo discredito su quello che è il movimento antimafia? Ma la gente di cui io parlo non sono movimento antimafia, la gente di cui io parlo sono la gente di cui Peppino, io ci ho messo 40 anni per arrivare a questa conclusione, di cui Peppino parla come chiamarli esponente di un filisteismo da cortile, e dice a costoro preferisco gli assassini e la canaglia di ogni genere. Quindi è della gente che Peppino si trova davanti quando scrive questa cosa, e non potevano essere altre persone, perché Peppino aveva questa gente davanti. Dice che erano persone di Palermo, no, assolutamente, erano le persone che stavano attorno a me. Ripeto, io non avrei mai accettato una cosa del genere. Però dopo aver visto, e ci ho dovuto mettere di tempo, una serie di determinati comportamenti, ho cominciato a rendermi conto che tutte le cose per cui avevamo lottato negli anni 70, soprattutto nel 77, erano andate a farsi benedire. Che tutte le persone che nel 77 avevano una vita libera, che esprimevano la propria sessualità in maniera libera, senza crearsi problemi su quello che poteva pensare la gente, a distanza di 40 anni erano diventate persone che dicevano: tu stai dicendo questa cosa, ma i cristiani che hanno a dire? Che si riproponevano lo stesso problema che in quel momento avevano cancellato. Io questo problema l'avevo cancellato, i cristiani che hanno a dire l'ho sempre cancellato dalla mia vita. Per loro invece c'era questo che un compagno, Gian Piero La Fata, ha definito moralismo di ritorno. E per cui sono stato accusato di aver scritto in questo libro alcune cose in maniera licenziosa e di aver parlato di Radio Auto come se la gente avesse potuto pensare male di Radio Auto. Radio Auto era un luogo in cui si faceva quello che si faceva nel 77 in tutte le parti d'Italia, che c'è di strano, però le cose sono cambiate. Quindi il problema è di vedere come le persone cambiano, e non solo come cambiano, ma come prendono come possibile alternativa da affossare, da uccidere, da cui far male, perché queste persone mi hanno scritto un libro contro. Cioè, si arriva a scrivere un libro di testimonianze su Peppino in cui ci sono 15 pagine dedicate a Salvo Vitale, in cui si dice, per esempio, Salvo Vitale
era uno che a Punta Raisi non c'è mai stato. Io le botte dei carabinieri me le sono prese e buona parte. Loro non ci sono mai stati, però dicono questo. E le notizie su Punta Raisi gliele passava suo nonno e i suoi parenti americani. Mio nonno è morto nel 64. Punta Raisi succede nel 68, 4 anni dopo, quindi mio nonno mi passava le notizie dall'aldilà. E i parenti americani miei nel 66 sono andati tutti in America, quindi magari qualcuno di qua gli telefonava. Allora, cioè, quando si arriva a scrivere delle stupidaggini di questo tipo, tu ti rendi conto che non c'è più neanche onestà mentale. Ecco perché questa cosa del dovere ritenere che non bisogna parlare perché sono sempre compagni, io me la sono tenuta dentro per 40 anni, ma dopo che hanno pubblicato questo libro di stupidaggini non l'ho potuto più masticare. Vabbè, santo, ecco perché è quello che dicevi all'inizio. La mia è una domanda provocatoria, infatti. Va bene, cosa possiamo dire? Intanto volevo ricordare, a proposito del clima che si viveva in quegli anni, della ricerca esasperata del terrorista, no? È una cosa che mi ha colpito anche me personalmente, una banalità rispetto a quelle, però la voglio raccontare per far capire il periodo. Io feci il servizio militare nel 1979, quindi un anno dopo la morte di Peppino, che io non conoscevo. Peppino io l'ho conosciuto, lo devo dire, grazie al film I 100 passi. Feci il CAR a Taranto perché ero in Marina. Io sono sempre stato uno che ha letto e mi portavo libri d'appresso. A un certo punto, mentre ero in caserma, mi feci male a un occhio e fui ricoverato in ospedale militare. Nel frattempo dovevano arrivare le nuove reclute, e quindi hanno aperto il mio armadietto, hanno elencato tutto quello che c'era dentro e me l'hanno conservato per quando sarei uscito. Poi sono arrivato a Milazzo, ho fatto il militare, ho finito un anno e mezzo dopo. Quando ho finito ero disoccupato, non sapevo cosa fare, mi ero fidanzato qui, e allora ho pensato di raffermarmi per un anno e hanno mandato la richiesta a Roma. Una sera mi chiama, sto parlando di 19 anni, di 19 mesi dopo il fatto, quando mi ero fatto male in ospedale, mi chiama il maresciallo e mi dice: senti, vedi che la tua richiesta ha qualche difficoltà. E gli faccio: perché? Perché tu, prima di arrivare a Milazzo, sei stato preceduto da un telegramma riservato del servizio segreto militare. Cioè, io, a te perché? Che ho fatto? Dice: perché ti hanno trovato un libro quando tu eri a Taranto e ti hanno segnalato. E io sul momento non me lo ricordavo neanche questo libro, poi ricordando, parlando, io avevo uno zio che era un letterato, insomma, aveva, tra l'altro era un democristiano, mio zio, proprio cristiano e democristiano di partita, però leggeva tutto, aveva una grandissima libreria, io ho attinto molto a lui. E fra questi libri avevo un libro di Bakunin, che era Libertà e Rivoluzione, la teoria dell'anarchismo di Bakunin, edito da Garzanti all'epoca, che mio zio aveva comprato in libreria, insomma, come si compravano i libri, insomma, ecco. Quindi, tanto per dirvi, io fui segnalato perché mi trovarono questo libro, che è un libro che non era la risoluzione numero 10 delle Brigate Rosse, era un libro che si acquistava in libreria. Ecco, era un periodo particolarmente caldo e molto difficile, insomma, è così. Allora, andiamo verso la fine. Io vorrei fare una domanda che tu poni nel libro, che un po' riassume un po' tutto quello che abbiamo detto oggi. Tu scrivi: ogni 9 maggio da Terrasini a Cinisi è uno scorrere di migliaia di persone che riempiono i due paesi di festosi momenti di vita e di slogan. Il più gridato di tutti è: Peppino è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. A parte il fatto che Peppino non è vivo, quali sono queste idee di Peppino che abbiamo fatto nostre? Questi ragazzi dovrebbero aver fatto proprie? Quanti sono disposti a condividere davvero queste idee? Qual è la risposta a questa domanda?
la risposta è che passato il 9 maggio tutto finisce in attesa del prossimo 9 maggio. E quindi la risposta è che siccome le idee di Peppino sono difficili, non è facile dire le nostre idee, ma Peppino è un comunista, bisogna ammettere tranquillamente questo. Il comunismo di Peppino è l'uguaglianza di tutti gli uomini, è totale e assoluta, e bisogna ammettere questo, cosa che siamo così ormai abituati a considerare tipo un'eresia. E bisogna ammettere che Peppino è uno che è in grado, non è in grado, cioè riesce ad andare contro la sua famiglia quando si rende conto che la sua famiglia ha una strada ben diversa da quelle che sono le sue scelte. E quindi uno che compie una rottura familiare. Quanti dei nostri oggi abituati a vivere ancora a casa a 30 anni sono disposti a fare rotture familiari di questo tipo? Il problema è grosso e difficile. Potrei continuare all'infinito. Peppino è un comunicatore, cioè Peppino è uno di quelli che sa che se ho un progetto politico lo devo rendere noto agli altri in maniera da creare assieme aggregazione e possibilità, diciamo così, di cambiare le cose. Quanti oggi creano aggregazione? L'unica nostra compagnia è il cellulare, è il computer. Stiamo a perdere il nostro tempo là, davanti al televisore, a rincoglionirci con tutte le minchiate che ci dicono. E tutto sommato, ripeto, rispetto all'originario messaggio di Peppino non c'è più niente. E l'umanità del futuro, se continuiamo così, si presenterà come un assieme di solitudini pronte a darsi al primo pastore, al primo ben parlante che sappia portarsele dietro. Purtroppo la mia conclusione su questa fase storica in cui stiamo vivendo è davvero amara. L'unica cosa è sperare che con le idee di Peppino possiamo fare qualche cosa per la strada. È proprio difficile. Siamo proprio in chiusura. Intanto ringrazio Salvo, ringrazio Faro. Non ve ne andate, perché abbiamo circa 16 minuti di un video che un po' raccoglie un po' tutto. Sono piccoli spezzoni di un video più grande, che però è la summa delle cose che abbiamo detto oggi e che penso che chiuda nel miglior modo possibile questa serata. Quindi io ringrazio tutti voi e ringrazio di nuovo Faro e Salvo. Grazie. Le 7 del mattino, notte insonna alla ricerca di Peppino. Eravamo scesi dalla radio, eravamo saliti assieme sulla sua scassatissima 850, ne aveva lasciato poco giù, dove... ne aveva lasciato poco giù dove abitavo. Ciao, ci vediamo alle 9, poi più nulla, se non la scia di una macchina nera che aveva girato la traversa dopo Peppino. Torno a casa in mattinata e aspetto qualche notizia. Puntuale la notizia arriva. Suonano il campanello, dalle sbarre della persiana li vedo. Agostino, Vito con la sua 500 scassata, in motorino arriva Fanny sconvolta. Il tempo di aprire ed Agostino gelido, ammazzarlo a Peppino. E il pugnale che entra tra le costole arriva dritto al cuore, ma non c'è tempo di sentire il dolore. Indosso in tutta fretta camicia e pantaloni, esco con le ciabatte, alla radio senza perdere tempo.
La radio è a 100 metri da casa mia. Cominciamo a raccogliere tutto quello che c'è da portare via, la carpetta con i notiziari, le cassette con Onda Pazza, alcune registrazioni di Radio Onda Rossa, qualche libro dal titolo pericoloso. Prendo con me le cassette, Fanny porta via il resto per nasconderlo a casa di sua madre. Poi andiamo sul posto del delitto. Io trovai sempre i cerpetti. Tre pece, una sanguinata e l'altra bianca. Perciò tutto questi pece io le consegnavo alla qualità. Mi hanno fatto sapere se per lui era finito. I vissuti americani, tanti, i chirichirichirichiri, tutti allora diventati tutti nei fila. Oddio. Le carcanazze, occhite, mangiavano. Il suo figlio di uccelli si mangiavano la carne del suo figlio. Le carcanazze, ce ne siamo in Giulio, le carcanazze, chi le voleva bene, le fila tutte bocciate, o che ce l'era, tutte bocciate le stampate. La carne di mio figlio. Ma? E lo perdono, no, non è possibile. Perciò trovaste tu il piede. Un piede proprio vicino quando c'è un zaffino, un muro, era proprio, sì. O volevo il scoppio, perché io, o primo ieri io pigliare lo che ero. Troppo compreso, un piede compreso. La testa era tutta stampata. La testa è cresciuta tante, è cresciuta grande tante. Ah, oh, siamo a posto? E poi questo voleva sapere. E chi si? E io ci ho chiesto tutto, non lo so tanto. Come capito? Perché io ci ho domandato mai a Prada. No, mai. Stavolta ho compreso una decisione. Ma ora ci fosse domandato. Tu filo? E da che parlava io, che avevo parlato di suo comizio? E diceva un pezzo di fiorconici. No, per fare stata una cosa automatico. Ah, per fare l'innesco della bomba che devono loro. Invece lo più che parlava. Non è ancora tuo padre, no. Hanno sbagliato. Si è messo la copertura. Vabbè, ma poi dopo si è scoperto. Come si fa a perdonare un uomo? No. Per me non c'è perdono. Neanche quando adesso avete avuto la notizia che lui è morto? No. No! Vedete i miei figli che cosa ne fisso su vado, non vedi. Incominciano gli estenuanti interrogatori alla caserma di Cinzi. Il maggiore dei carabinieri di Palermo, Subranni, è ossessionato dall'idea di trovare una bella cellula terroristica in Sicilia, ovvero in una terra dove il terrorismo politico non è mai attecchito, perché il traffico delle armi e il controllo del territorio sono rigidamente sotto la tutela della mafia. Decido di passare dalla radio. Tutto è per aria, dopo la perquisizione fatta in mattinata. C'è Guido seduto sulla vecchia poltrona su cui stava stravaccato Peppino. Che cazzo ci fai qua? Rispondo alle telefonate, ne sono arrivate tantissime. Sulla bacheca dove solitamente appendiamo il palinsesto e qualche comunicazione è appuntato un biglietto, la calligrafia è la sua. Peppino, ti ricordi quando mi hai aiutato a fare la trasmissione? Ciao Peppino. Avete visto la forza di Felicia? Quando l'amico gli spiega come ha trovato Peppino a Brandelli, con gli uccelli che mangiavano i brandelli del corpo di Peppino, cioè di suo figlio, come ha risposto? Andiamo avanti. Vado a Cinisi a cercare i compagni. Decidiamo di andare a fare un sopralluogo dove è stato commesso il delitto. Agostino, che fa il falegname, ha preparato un grande cartello con la scritta Giuseppe Impastato, assassinato dalla mafia, qui. Vito porta due secchi di cemento e l'acqua per impastarlo. Piantiamo il tabellone proprio a due passi dal binario e poi cominciamo la nostra triste ricerca. Qua e là qualche pezzetto di carne, frammenti di ossa e di vestiti, un pezzo della montatura dell'occhiale, la scheggia di legno di un sandalo. Raccogliamo il tutto in tre sacchetti di plastica. Nel primo pomeriggio cominciano a notarsi strani movimenti. Dal fondo del corso arrivano a gruppi di giovani col codino, con lo zainetto in spalla, barba e capelli incolti, vestiti quasi da straccioni, chi con bastoni avvolti da bandiere rosse.
Si tratta di un flusso crescente, particolarmente più intenso nell'orario d'arrivo dei treni, di una marea imprevedibile di picciotti incazzati. È in quel momento che io e tutti i miei compagni abbiamo la sensazione di non essere più soli, di non essere più vittime costrette a sopportare la violenza della mafia e l'ingiustizia dello Stato. Quando arriva la bara con i resti di Peppino, è una pioggia di garofani che arrivano dall'alto, pesanti come pietre e leggeri come farfalle. Sono il primo a rompere il silenzio gridando: Peppino è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Gli altri mi riprendono, il corteo si snoda. Davanti Filippo e Mimì portano uno striscione improvvisato dove con una bomboletta è stato scritto: con le idee e il coraggio di Peppino noi continuiamo. Segue la bara, portata a turno dai compagni in lacrime. Dietro Felice, sua sorella Fara, Felicetta e Giovanni, che di colpo alza il pugno, seguito da tutti. Un migliaio di persone danno vita alla prima vera manifestazione antimafia di Mafsa. Farci chiudere e ci sono riusciti. Pensare che avevo ideato una nuova trasmissione senza mutande. Già, ci hanno ritagliato attorno un cordone sanitario, sono ancora più forti. Comunque è stato bello, abbiamo pianto ma ci siamo pure divertiti. Radio Out, giornale di controinformazione che trasmette sui 98-800 MHz. Fine delle trasmissioni. Scusateci se finora abbiamo disturbato il vostro sonno. Adesso potete continuare a dormire, ma non illudetevi. Comunque e dovunque, in qualche angolo del mondo, ci sarà sempre qualcuno a rompervi i coglioni. E arriviamo al gennaio 2002, quando c'è la sentenza di condanna di Badalamenti. Vediamo come reagisce Felicia. Vi ringrazio di cuore tutto quello che avete fatto. Grazie. Signora Felice, sempre con un agio Peppino, Sì, sì. Non è giunto un quadro Peppino. No. E stiamo sempre cano, Mi l'hanno fatto resuscitare, specialmente questa sera. Arriva a Cinis la commissione antimafia. Per la prima volta una sottocommissione parlamentare si è occupata di un delitto di mafia. Chiudiamo con un... Per salutare questa donna, il Presidente della Repubblica ha inviato a Giovanni Impastato un messaggio. Mi associo con commossa partecipazione al suo dolore per la scomparsa della sua mamma Felicia, nuova madre coraggio che ha saputo trasformare il suo straziante dolore per l'assassinio del figlio Peppino nella linfa vitale di un impegno instancabile in difesa della giustizia e della legalità contro le trame criminali. Felicia Impastato ha consegnato il suo alto e nobile messaggio civile, soprattutto ai giovani che accoglieva nella sua casa, per parlare loro dell'eroismo di Peppino e per raccontare a tutti il vero volto della mafia. Cordialmente, Carlo Azeglio Ciampi. Dopo il messaggio del presidente Ciampi, se andate a scuola, sai contare? Chiudiamo con l'ultima parte di questo video, che è un po', se vogliamo, un inno alla speranza. Sono uno dei cortei che si fanno in genere il 9 maggio, che partono da Radio Auto a Terrasini e finiscono a Casa Memoria a Cinisi. Andiamo di nuovo, grazie di tutto. Ci vedremo il 25 settembre a Palazzo D'Amico.